Una serra sono il dottor Oppi. Risolver tutti i vostri problemi. Allora questi problemi non sono per voi umani, sono per scienziato, per dottor Oppi. Risolve il problema. Allora queste cose non ci servono. Quindi noi adesso cosa dobbiamo fare? In questo caso che non sappiamo come recuperare le nostre foto sono molto importanti perché noi le abbiamo fatte con cura, impostato tutte le nostre immagini più belle che rimarranno nella storia dell'umanità. Allora, noi cosa fare in caso che questa cosa umana non funziona, oppure che avete una chiavetta USB che non funziona, che avete perso tutti i vostri dati, cosa dobbiamo fare? Come possiamo noi trovare tutte le nostre foto? Come? Allora, quello che dobbiamo fare è prendere questa cosa e metterla nel nostro computer. Allora, all'inizio vi ritroverete con dire è necessario formattare il disco dell'unità. Se lo formattiamo, cosa succede? Che tutti i nostri dati vengono persi, giusto? Vengono tutte perse, le nostre foto non ci sono più. E come facciamo adesso? Allora, io vi faccio vedere un sistema molto importante per poter recuperare dati, almeno quella grande parte che riusciamo a recuperare. E però allora venite con me che vi faccio vedere queste cose. Allora, cosa dobbiamo fare per poter caricare le nostre foto che abbiamo perse? Ricuva, io lo metterò in descrizione, quindi in descrizione voi scaricate questo programma. Quindi scaricare ultima versione. Una volta scaricato voi andate a cliccare qua su RC Recuva Setup. Quindi lui aprirà l'installazione. Dopo aver installato vi apparirà questa icona. Noi andiamo a aprire Recuva, quindi andiamo Next. Quindi noi vogliamo trovare le nostre foto. Nostre foto trovare, pictures sono nostre foto, quindi andare avanti. Qua noi dobbiamo andare in specific location, perché deve essere specifico. Quindi andare qua, fare browse e andare a cercare la nostra chiavetta che non funziona, quindi USB H. Andare qua. Qua dice formattare, no. Fare annulla. Fare ok, annulla. Fare ok. Quindi noi abbiamo selezionato H, che è la nostra SD che non funziona. Dare next. Quindi andare su enable deep scan. Enable vuol dire attivare la scansione profonda, quindi attivare start. Quindi lui cercherà tutti i file di per poter scaricare anche quelle cancellate un tempo fa, tanto purtroppo ci mette un'oretta, quindi dovete avere molta pazienza, ma dottor Oppi, avere molta pazienza, quindi noi aspettare il programma che trovare le nostre foto. A dopo. Molto bene, una volta che il programma avrà finito di scansionare tutte le vostre foto, noi possiamo vedere foto cancellate. Questa è magia. Qua possiamo vedere le foto che sono state cancellate anni fa. Perché io qua queste foto le ho cancellate tanto tempo fa. Quindi possiamo andare a vedere tutte le nostre foto che le abbiamo perso. Per recuperare una foto dobbiamo semplicemente andare a selezionare foto interessate. Fare clic qui, fare clic anche qua e andare a cercare le foto che ci piacciono di più. Infatti se noi andiamo per esempio a cliccare queste foto, noi possiamo fare dopo recover. Dopo cliccare recover ti chiederà dove mettere queste foto. Quindi noi andiamo a selezionare desktop. Quindi andiamo a fare ok. Lui farà tutto questo, farà tutta questa esportazione. Facciamo ok. Andare a vedere le nostre foto, eccole qua. Infatti se io aprire foto, voilà, abbiamo foto tutto, abbiamo le nostre foto che abbiamo fatto tanti anni fa. Ma vi rendete conto che
programma spettacolare abbiamo sotto le nostre mani? Bene, io adesso vi invito a lasciare un mi piace per questo video perché è importante mantenere sicuri tutti i nostri dati. È importante, quindi mettere mi piace e iscrivere canale qui sotto. Qui sotto iscrivere canale GoPippo, quindi iscrivere su questo canale di GoPippo. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Lasciamo piangere quel GoPippo. Ma che dove se ne sarà andato? Mamma mia, dove se ne sarà andato?